Amici ed amiche dell'Alta Informazione, ve le ricordate queste immagini? Era la discarica che avevamo scoperto alla prateria, mentre un'altra l'avevamo scoperta mesi prima sulla pista ciclabile. Ebbene, a seguito della nostra segnalazione, qualche cosa si sta muovendo, perché noi abbiamo segnalato all'ufficio ambiente del comune di Domodossola questa situazione con posta certificata. Ebbene, la polizia locale ha effettuato il sopralluogo ed ha individuato i pali della luce abbandonati, la discarica sulla pista ciclabile e quindi sta cercando di intervenire una volta identificati gli eventuali responsabili. Per quanto riguarda i responsabili dei pali, è abbastanza semplice trovarli perché i lavori risalgono a circa un 7, 8, 9 anni fa, hanno detto. Sono nella zona della prateria, qualche ditta sarà intervenuta per mettere a punto i nuovi pali, ma doveva portarsi via i vecchi. Vi ricordo che questa è un'infrazione non sanabile dal punto di vista amministrativo come nel caso del privato, ma sanabile dal punto di vista penale. Qua ci siamo spostati con le immagini sulla pista ciclabile, vedete l'intervento degli agenti della polizia locale che hanno individuato i due frigoriferi, il congelatore e un espositore che sono stati buttati proprio a fianco della pista ciclabile. Questa è la pista ciclabile, appunto, la vedete proprio là in fondo, e andando avanti in questa pista ciclabile abbiamo anche poi trovato l'Ethernet, quello appunto che era stato abbandonato e non eliminato. Ecco, voi amici ed amiche dell'Alta Informazione, come la pensate? Per farlo, sempre i soliti metodi: Twitter, Instagram e il canale YouTube dell'Alta Informazione. Tra l'altro, mettete i vostri like, condividetelo e continuate a segnalarci le discariche che noi effettueremo questo nostro compito di segnalarlo alle autorità. Vi ricordo che nei prossimi giorni avremo un altro video di un'altra situazione allucinante, sempre nei pressi della pista ciclabile, dove a questo punto un sistema di monitoraggio con le telecamere non è più, non si può più, dobbiamo per forza effettuarlo il più presto possibile, è un intervento improcrastinabile. Qui continuate a seguire l'Alta Informazione, seguirete, vedrete cose che nessun altro ha il coraggio di dire. A domani.